Siamo in compagnia di Salvatore Esposito, responsabile CISL Pensionati di Castellammare. Ecco, una campagna straordinaria di proselitismo, ci vuole indicare linee guida? Noi a Castellammare abbiamo il grosso problema della disaffezione alla politica e vogliamo conquistare questi nostri iscritti, i nostri rappresentati, costruendo un sindacato nuovo che sia riferimento per tutti. Noi sul territorio di Castellammare abbiamo i servizi che funzionano in un certo modo. Noi vogliamo che i servizi siano efficienti e diano risposte precise, perché solo così può aumentare gli iscritti, quindi migliorare e avere più proseliti. Il nostro comune di Castellammare, come sapete, è in dissesto. Questo dissesto ha creato enormi problemi, non ci ha permesso di organizzare cose concrete, in quanto abbiamo avuto pure il problema di due assessori alle politiche sociali che, non essendo di Castellammare, quindi lontano dai problemi, hanno fatto sì che non seguissero con molta attenzione le problematiche. Il dissesto poi finanziario, la sfiducia al sindaco ha creato il resto. Noi a Castellammare vogliamo e chiediamo alla gente di votare nella primavera prossima un'amministrazione forte che sia capace di sollevare le sorti di Castellammare. Ecco, un anno al termine, ci può fare un bilancio di questo 2015? Ma guarda, il 2015, come dicevo, è sindacalmente è un anno da dimenticare. La programmazione è stata quasi nulla, in quanto, ripeto, l'amministrazione, il dissesto ha creato un'enorme difficoltà. L'unica cosa che siamo riusciti a mettere in campo con l'ambito 27, in quanto c'è una cooperativa che è di supporto all'ambito, e questa cooperativa ha fatto sì che si è riuscita a fare una programmazione ben precisa e siamo partiti con una serie di iniziative. Ci saranno sicuramente interventi a favore dei disabili, quindi ci sarà assistenza domiciliare migliorata, ci sarà un'iniziativa per quanto riguarda i malati di SLA sul nostro territorio, che sono 4 a Castellammare, e con un reddito ci sarà un assegno mensile di circa 700 euro per un anno. Siamo riusciti, sempre con l'aiuto di questa cooperativa, siamo riusciti pure a istituire, come negli anni passati, i nonni civici davanti alle scuole. Abbiamo il discorso del centro sociale. Il centro sociale, ci sono dei residui di cassa non spesi nel 2013 e 2014. Con questi soldi noi pensiamo di mettere in campo iniziative per il centro sociale di Castellammare. In più abbiamo chiesto sempre a questa cooperativa da fare da interlocutore con l'amministrazione, con il responsabile delle politiche sociali attuali, che è l'ingegner Schettino, affinché si possa ripristinare il discorso per quanto riguarda le agevolazioni per gli anziani ultra 65 anni, per quanto riguarda il trasporto. Il trasporto è un altro dramma di Castellammare, e noi su queste cose cercheremo di dare il massimo, ci impegneremo affinché tutte queste cose possano essere risolte. Come dicevo prima, il discorso nuova amministrazione ci dovrà consentire di essere forti e sollevare le sorti di Castellammare. Il sindacato farà sicuramente la sua parte.